Ciao amici, ho deciso di fare questo video perché mi piacerebbe tanto farvi vedere qualcosa che ho acquistato io, qualcos'altro invece che mi è stato regalato, che mi è stato mandato. E non so, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. Io parto subito perché le cose sono tante. Voglio partire facendovi vedere questi post-it che ho acquistato alla Feltrinelli. Questo qui è veramente molto carino per andare a fare la spesa, perché posso scrivere qui la lista e poi posso spuntare le caselle dei prodotti che ho già acquistato. È della linea Legami e si possono poggiare sulla scrivania perché sono fatti apposta con questo triangolino molto carino. Sopra c'è scritto to-do list a forma di cuore, perché anche se la Sodano non lo ammette, la Sodano è molto romantica e devo dire che lo sto usando un po' di meno rispetto a quello lì, però mi piace un sacco. Anche se per esempio voglio fare un regalo a una mia amica, al mio fidanzato, e non ho il tempo di andare a comprare il bigliettino perché non ho mai tempo, non so se l'avete capito, uso questo, ce l'ho appiccico sopra la busta ed è una cosa caruccia, magari con qualche penna stilosa. Voglio farvi vedere queste bacchette per il sushi. Mi ricordo perfettamente quanto le ho pagate queste bacchette, le ho pagate soli 3 euro. Le ho comprate quando sono andate al Comic Con e non le ho utilizzate ancora, non credo che lo farò, anche se io ho una passione estrema per il sushi, perché mi piacciono veramente tanto, non le voglio consumare. Avete presente quando noi compriamo qualcosa ma abbiamo paura di usarlo perché poi si consuma, non ce l'abbiamo più? Ecco, quella cosa lì. E la cosa carina di queste bacchette, non si vedrà mai in telecamera però, è che qui sono ruvide per non far cadere il pezzetto di sushi quando lo prendiamo, no? Di solito le bacchette normali non hanno questa cosa qui, sono lisce e quindi scivola via il pezzetto di sushi in maniera semplice, va via. E quindi mi piaceva molto per, non solo per la decorazione sopra molto carina, ma anche per questo particolare, un po' forse si vede che sono ruvide rispetto al resto del legno. Sempre al Comic Con ho acquistato questa collanina, una collanina a forma di cappello, è metallo, questa qui, il ciondolo è di metallo e poi c'è questo simile caucciù che secondo me è plastica, però non vi so dire, è il cappello parlante di Harry Potter. Io l'adoro, appena l'ho visto ho detto deve essere mia, ed è della, adesso vi dico subito dove poterla prendere perché ovviamente a Comic Con dovete aspettare un anno e poi non è detto che la trovate, è di bazarpro.it, quindi potete andare sul sito e cercarla. Ho visto che hanno veramente, questi sono i miei capelli, lasciamo perdere, hanno veramente delle cose carine, tra l'altro devo prendere qualcos'altro. Bazarpro.it. sempre al Comic Con ho acquistato una bustina, quelle bustine tipo paghi 10 e all'interno ci sono circa 40 euro di oggetti, e insieme a un mio amico collega, e abbiamo trovato all'interno tanti portachiavi, anche inutili a mio avviso, però c'è questo qui che mi piace un sacco, eccolo qui, mi piace un sacco, forma di dolcino, e sto decidendo dove metterlo. Questa è una cosa che non ho acquistato nel mese d'aprile, ma è una cosa che mi è stata regalata da un mio amico e che ormai sto usando tantissimo in questo periodo, è la penna dell'Harley Davidson, che ha questo bellissimo packaging, quando dico packaging sento un po' fashion blogger, e poi all'interno c'è la penna con la ricarica, la sto usando un bel po' devo dire, anche se è un po' pesantuccia per me, però mi piace veramente tanto come scrive, è veramente bella, è veramente bella. L'apro, è stilografica, io adoro le penne stilografiche, sono una persona romantica, ve l'ho detto. Ah, poi c'è questo, che è un vassoietto bellissimo,
che avete sicuramente visto in una foto che ho postato su Instagram, che ha ricevuto una marea di like. È fatto a mano, credo, e firmato Emily Breval, non lo so, però mi è stato regalato, mi è stato inviato da una ragazza che mi segue e mi ha detto se potevo farlo vedere in un video, ed è bellissima veramente tanto. Per chi mi conosce sa, io ho una passione per l'home decor, per tutti gli elementi d'arredo, soprattutto quelli che tratta, soprattutto quelli della colazione, come le tazze, i vassoi. Infatti ho una marea di vassoi, magari faccio anche un video sugli elementi d'arredo home decor che ho io in casa. Detto questo, questo vassoio non lo sto utilizzando, cioè nel senso, non è che non lo sto utilizzando, mi piace talmente tanto che non lo voglio rovinare, e credo sia plastica, no, vassoio in melamina per decorazione. E praticamente l'ho messo a un lato della mia stanza in alto, come se fosse un piccolo quadretto, e io la ringrazio. Lei è una ragazza di Genova, si chiama Simona. Grazie Simona, sei straordinaria. E purtroppo non mi ha lasciato un link o qualcosa, io penso che non sia una cosa che faccia lei, però l'avrà trovata a Genova e me l'ha regalata. Grazie di cuore, mi piace un sacco. Questo mese ho acquistato anche queste due scatole di latta, e latta, è proprio latta, e sono molto belle, made in Italy, della Art Box Collection. E questa è praticamente la terrazza del caffè sulla piazza del Forum, un dipinto del 1888. Sì, 1888, non vorrei dire una cazzata, però mi pare che è 1888, di Van Gogh. Io amo Vincent Van Gogh, se avete visto qualche altro mio video, perché non riesco a parlare oggi? Se avete visto qualche altro mio video sul canale, avete notato che spesso alle mie spalle c'è un dipinto di Vincent Van Gogh, quello dei girasoli, quindi io lo amo, quindi sono quasi certa che questo sia del 1888, e l'ho acquistato perché mi piace insomma Vincent Van Gogh, e poi non so che cosa metterci dentro, però mi piacevano un sacco queste scatole di latta un po' vintage. Se avete delle idee su cosa ne posso fare, ditemelo. Poi un'altra scatola di latta, questa mi piaceva tantissimo per la ballerina che c'è sopra, che è di Degas, ballerina che fa il saluto, non lo conoscevo, scusate, sono ignorante. Anche questa è di latta ed è della Art Box Collection. Vi voglio far vedere una maglietta. Una maglietta che ho messo, e arriveranno anche delle foto di questa maglietta, l'ho stropicciata perché io butto le cose a caso, lo sapete ormai, che è questa qui, si vede? President, è un marchio di un mio amico che è Salvatore Martino, che saluto, ma saluto anche la fantastica Teresa, la sua compagna che mi ha mandato la maglietta. Dicevo, questa è una corona un po' più aranciata, io ho anche la corona proprio rossa, e questo tessuto qui mi piace veramente tanto perché è un tessuto anche un po' pesante, non è leggero, anche se è una t-shirt, e quindi può essere messa anche in un periodo un po' più freddo, sotto magari una giacchetta o un maglioncino. È bella, veramente bella. Vi consiglio questa linea, vi consiglio questo marchio. Ci sono tante altre magliette, andate a dare uno sguardo, presidentfashion.it. Vi voglio far vedere questa piantina che stranamente sta andando un messaggio, scusate, voglio vedere chi è. Niente, un messaggio d'auguri che avevo mandato, mi hanno mandato il grazie, il ringraziamento. Comunque, questa piantina acquistata da Ikea,
Mi piace un casino, è un'orchidea e io avevo avuto in passato altre orchidee ma erano sempre decedute. Questa sta andando avanti, è ancora viva, probabilmente perché la sta curando mia nonna che è un pollice verde da far paura. Però sono veramente felice perché mi piacciono un sacco le orchidee. La volevo mettere, ok sto morendo, la volevo mettere in camera mia, però non l'ho più messa perché sai, avere in camera da letto quando dormi una piantina bla bla, si prende l'ossigeno, insomma mia madre mi ha fatto una testa tanta, così l'ho messa sulla finestra appena esco dalla mia camera e ogni mattina quando mi alzo e la vedo è veramente una bellezza per gli occhi, sono veramente felice di averla presa, tant'è che gli ho dato addirittura un nome, la chiamo Orchidea. Questa è pessima, non mi copiate. Un'altra cosa che il mese di aprile che voglio mettere in questo video è il mattino, sì, il giornale, e voglio mettere questa pagina in particolare dove appunto mi vedete carina carina in questa foto, io parlo perché poi editerò il video e metterò questa foto, che parla del flash mob che c'è stato ad aprile, è un ricordo, voglio condividere appunto con voi non soltanto che le cose ma anche e soprattutto un ricordo. Voglio ringraziare nuovamente tutti i colleghi che mi hanno supportato in quest'idea che ho avuto, mi dispiace per chi non ha capito lo spirito di questo flash mob che era assolutamente una voglia di aggregarsi con altre persone che condividevano la stessa passione, che condividono la stessa passione per il calcio e per il Napoli in particolare, e mi dispiace che sia stato criticato da alcune persone, ma sinceramente, come ha detto anche un mio amico, non nuddaretta, detto così, cioè napoletà nuddaretta, perché praticamente non sono stati chiamati in causa. Un po' credo sia vero, io non amo parlare di invidia, non amo parlare di... sì, non amo parlare di invidia, non mi piace proprio la parola, cioè quando io dico no, quello è invidioso, no, io non lo sopporto, cioè è una cosa che io non sopporto perché non credo che possa esistere, invece esiste. E devo dire che questa volta me la sono trovata tutto addosso, perché l'idea era di stare insieme con gli amici. Ho creato questo evento su Facebook per stare con gli amici, scendere in piazza, farci una cantata di un giorno all'improvviso e andarcene. Poi è stata ripresa dalla Rai la notizia, da Sky, da Mediaset, è stato un tormentone di quel periodo e sono veramente felice che sia andata così bene, un po' meno per il fatto che abbiano poi abbonato solo una giornata a Gonzalo Higuain, però sono ancora più felice perché so che in questa iniziativa mi sono stati vicini i suoi familiari, quindi rimando anche lui, mi hanno ringraziato la madre e il fratello e io ringrazio loro per l'attenzione che mi hanno rivolto. Tutto è nato per gioco, è diventata una bella esperienza, una grande battaglia e e anche un modo per conoscere gli altri tifosi, è stato bello e volevo condividere questo ricordo con voi. Ultima cosa che vi faccio vedere è questo quadernino che ho preso a Roma. No, non è l'ultima cosa che vi voglio far vedere, è una delle ultime comunque. Questo quadernino che ho preso a Roma e che mi è veramente utile, ci scrivo tutte le cose di lavoro ma anche appunti, cose fare, cosa non fare, cosa del video, insomma. Mi piace un sacco, lo sto usando tantissimo e l'ho acquistato dopo che il mio fidanzato me ne aveva regalato uno simile, un po' diverso, cioè era nero, copertina rigida e aveva una molla. Questo invece l'ho trovato a Roma, mi piaceva tantissimo il colore, che è un blu, si vede più o meno dal video, però è un blu particolare, e della Clairefontaine. Madonna, spero che si dica così, Clairefontaine, nel dubbio ve lo faccio leggere, cioè spero si veda. Non ricordo quanto l'ho acquistato, però mi piace anche perché qui poi c'è questo pezzettino in tessuto, veramente caruccio, non l'ho pagato tantissimo e mi ci sto trovando molto bene, soprattutto perché non ho la copertina rigida, quindi non si rompe. Quello con la copertina rigida che mi aveva regalato mio fidanzato si è scassato subito quasi e mi è dispiaciuto. Questo invece, cioè, lo posso buttare come mi pare, che io sono veramente scombinata, e non si rompe. L'ultima cosa che vi volevo far vedere è questa collanina e questi orecchini che sto mettendo veramente tantissimo
che ho messo veramente tantissimo il mese di aprile, e l'ho acquistati a Budapest. Non mi chiedete la marca perché non me lo ricordo, magari è rimasto, cioè la marca non mi ricordo, la marca non so veramente. Avevo conservato il talloncino fino a poco tempo fa, per dirvi la marca, ma penso che mia madre l'abbia gettato. Comunque le ho comprate a Budapest in un negozio che qui in Italia mi pare non ci sia. Se riesco a ritrovare il talloncino e quindi a ricordarmi la marca, perché è anche nota mi pare, ve lo scrivo nell'info box. Comunque li sto mettendo veramente tanto, e ci sono queste pietruzze che mi ricordano un po' gli egizi, non so perché mi ricordano gli egizi. È veramente carina, cioè sta benissimo sul nero, sta benissimo sul bianco, sta benissimo sul marrone, sul rosso, sta bene ovunque, quindi la metto ovunque, mi piace troppo. E poi questi orecchini che vi faccio vedere più da vicino, in realtà non sono non sono della collana, erano della stessa linea, io ce li ho abbinati, e tutti mi dicono: ah, ma dove le comprate? Dove le comprate queste cose? No, non le ho cioè le ho comprate, però non le ho comprate qui in Italia, a Budapest, e quindi questa collanina e questi orecchini fanno parte delle cose preferite del mese di aprile. Finiamola qui, perché ho veramente tante altre cose che potrei farvi vedere, ma vorrei fare un video a parte per la musica, un video a parte per i libri ovviamente, e un video a parte per l'home decor. Quindi oltre alle cose che avete già visto in questo video, ne vedrete anche delle altre. Sto andando via la luce, quindi mi devo muovere, stringi Sonia, perché altrimenti diventi buia. Diventi buia? È italiano? Vabbè. Comunque, vi farò vedere altre cose. Restate sul canale, soprattutto iscrivetevi e lasciate un like a questo video, datemi qualche consiglio per le cose che avete visto. Ah, e voglio fare un video anche per... sì, lo so, ci sono caduta anch'io. Per la cosmesi, per i prodotti cosmetici che ho acquistato. Magari ve lo faccio per maggio, le cose di maggio, perché ho acquistato un sacco di cose e ho trovato dei prodotti che sono fantastici e vorrei condividere con voi ciò che ne penso. Magari così mi dite anche voi che cosa ne pensate, mi date qualche consiglio su come utilizzarli, visto che non sono proprio pratica. Detto questo, vi saluto davvero, perché la luce sta diventando sempre più flebile e sembra che sta arrivando notte, e non sono neanche con la fotocamera, ma sto provando di nuovo con la videocamera vecchia. Sto parlando troppo, vi bacio, vi abbraccio, namaste, e fate i bravi, divertitevi, andate a teatro, e voglio fare un video anche sulle cose viste a teatro, insomma ho tante di quelle idee, poco tempo per farle, ma le farò, giuro.